Questo video è in collaborazione con Fantasia Store, Grande Inverno e La Z Car Trading, dove inserendo i codici riportati in descrizione potrete accedere alla vostra percentuale di sconto. E con il Keyforge Network e Keyforge Italia. Buona visione! Signori, bentornati sul canale con il nostro consueto appuntamento settimanale. Il 23 dello scorso aprile è stata pubblicata la prima modalità alternativa per Keyforge, che vedrà forgiatori di tutto il mondo scontrarsi da soli o in compagnia di altri due giocatori per evitare che una bestia leggendaria relegata negli abissi emerga in superficie per distruggere gran parte del crogiolo. Prima di iniziare, volevo ricordare che in descrizione potrete trovare il link dell'Arconte del Crogiolo Starter Pack, il primo prodotto pensato per chi è appena arrivato sul pianeta al centro dell'universo, e per informarvi che sarà disponibile fino al 30 giugno, data ultima per poter acquistare la vostra copia personale o per fornire tutti gli strumenti utili ad un'amica o un amico che ha espresso il desiderio di voler iniziare a forgiare. Ed ora scopriamo assieme cosa ci aspetterà giocando alla prima avventura per Keyforge, l'ascesa del Krakiaven. Andiamo a dargli un'occhiata. Quando la società della logica e della ragione ha perso il contatto con uno dei suoi osservatori sottomarini, si è rivolta agli arconti del Crogiolo in cerca di aiuto. Dietro la promessa di una scorta di rari Ember, una squadra di coraggiosi arconti si è unita all'equipaggio della più grandiosa nave che la società Logos abbia mai creato, la NSLR Vortexilon. Ed è stato un bene che gli arconti siano saliti a bordo. L'osservatorio è in rovina, distrutto da una bestia mostruosa. Solo il dottore Scotera, che ha studiato le antiche leggende del Crogiolo, ha riconosciuto la bestia come il mitico Krakiaven. Intrappolato sotto l'oceano molto tempo prima da una civiltà antica e oramai dimenticata, il Krakiaven è stato liberato da un malvagio culto degli Aquan e la sua piena potenza deve ancora manifestarsi. Tuttavia, mentre la Vortexilon scopre dell'esistenza della creatura e del fato dell'osservatorio, il mostro ha già abbandonato il suo letto di distruzione e puntato il luminoso occhio, o occhi, verso l'alto. Se dovesse raggiungere la terraferma, fagociterebbe interi continenti nella sua scia, scatenando rovina e distruzione sulle civiltà del Crogiolo. La bestia deve essere sconfitta. Così verrete introdotti al gioco, attraverso questa piccola lore di background che vi illustrerà il motivo per il quale voi e i vostri eventuali compagni di avventura vi immergerete nelle profondità degli abissi, nella speranza di dare un freno all'avanzata di una delle creature più antiche e pericolose che abbia mai messo piede, o in questo caso tentacolo sul Crogiolo. Per prepararsi a partire quindi, cosa sarà necessario? Per iniziare dovrete ottenere il file che potrete trovare sulla pagina web di Asmodee Italia, link in descrizione, dedicata all'avventura. Una volta scaricata la cartella, che conterrà le carte che faranno parte del mazzo avventura composto da ben 45 unità con i loro rispettivi dorsi, il Krakiaven in tutto il suo malefico ed inquietante splendore con il suo rispettivo dorso, la carta fronte retro della marea, differente da quella che siete stati abituati a vedere in ondata oscura, e il manuale delle regole che vi accompagnerà passo dopo passo verso la preparazione e l'inizio del gioco, potrete esportare tutto su una chiavetta USB per procedere alla stampa presso la vostra copisteria o tipografia di fiducia. Nel regolamento ci sarà anche la modalità di stampa descritta nel riquadro blu in alto a destra. Vi basterà chiedere di stampare, per quanto riguarda il mazzo, 9 carte per foglio, mantenendo le dimensioni originali. Stessa identica cosa per l'alta e bassa marea, mentre per quanto riguarda il Krakiaven,
chiedete la cortesia di stamparlo su un foglio di formato A4 mantenendo le sue dimensioni effettive. Un consiglio che posso darvi è quello di utilizzare un cartoncino da 160 grammi minimo per avere un risultato più che accettabile, fino ad arrivare ad un massimo di 300 grammi, per avere un effetto quanto più possibile simile alle carte da gioco originali. Potrete infine tagliare il tutto con taglierino o delle semplici forbici e preparare il campo da gioco per far partire l'avventura. Una volta che avrete tutto l'occorrente pronto a vostra disposizione, vi basterà collocare il Krakiaven davanti a voi, con la carta della marea attorno ad esso, permettendo ad ogni giocatore di poterci arrivare agevolmente con il lato della bassa marea rivolta a faccia in su, e un dado da gioco per segnalare gli avanzamenti verso la superficie. Dopodiché dovrete mescolare il mazzo avventura per poi andarlo a posizionare a sinistra del Krakiaven. Infine, preparate i vostri segnalini e il vostro mazzo migliore per affrontare al meglio questa sfida. Bene, tutto è pronto. I vostri servitori sono già in acqua e stanno aspettando che gli diate l'ordine per poter iniziare a combattere contro la bestia furente che viene celata dall'oscurità dell'oceano. Ok, quindi, come si svolge un turno di gioco? Per i forgiatori cambierà davvero poco, se non per il fatto che si ignorerà la regola del primo turno, dove, per quanto riguarda l'avventura, si avrà la possibilità di giocare più carte della casa attiva possibili. Per il Krakiaven, invece, sarà il giocatore attivo a farne le veci svolgendone il turno. Quest'ultimo sarà simile alla sequenza di passi di un giocatore, ma entriamo più nel dettaglio. Nel primo passo del suo turno, il Krakiaven avanzerà, se possibile, spendendo 3 o 6 ambre a seconda dei modificatori di costo delle chiavi presenti in gioco. E se non potrà avanzare, semplicemente non lo farà. Il Krakiaven potrà procedere eventualmente una sola volta per turno, e se la marea sarà alta, con il suo progredire verso la superficie abbasserà la marea. Prima di andare al secondo passo, volevo porre l'attenzione sulla dinamica che regola i flussi, per scoprire come agirà in gioco e come potrà essere sfruttata dai giocatori per trarne un vantaggio. A differenza della marea che potrete trovare in ogni unico di ondata oscura, questa marea avrà due facce ben distinte che sono state modellate nuovamente per adattarsi all'avventura. Quando ci sarà bassa marea, il costo per avanzare del Krakiaven sarà di sole 3 ambre, ma in ogni turno dei giocatori si potrà utilizzare l'abilità Omni di questo lato di carta per aumentare il livello del mare al costo di 2 ambre per giocatore. Alzando la marea quindi si rallenterà l'offensiva del Krakiaven, aumentando il costo di avanzata da 3 a 6 ambre. Una volta che l'immonda bestia avrà compiuto un passo verso la superficie, la marea tornerà bassa. Il secondo punto del turno del Krakiaven consisterà nel pescare carte, prima dagli archivi, se dovessero essercene, e poi due dalla cima del suo mazzo. Ricordatevi che sarà un pesca e gioca istantaneo, come mi ha detto Carmelo Massimo Tidona, e che le carte prese dal deck o dagli archivi verranno giocate una alla volta subito dopo essere state pescate. A seconda della tipologia di carta, essa verrà messa in gioco come segue. Ogni creatura entrerà in gioco esaurita sul fianco destro della linea di battaglia del Krakiaven. Ogni artefatto entrerà in gioco esaurito nell'area di gioco del Krakiaven, accanto al Krakiaven ma separato dalla sua linea di battaglia. Ogni carta azione possiederà un effetto di gioco che verrà risolto dal giocatore attivo.
Poi la carta verrà collocata nella pila degli scarti dell'avventura. Ogni miglioria verrà assegnata al Krakiaven. Il terzo passo vedrà l'utilizzo del Krakiaven in primis, per poi toccare ad ogni creatura pronta partendo da sinistra verso destra. Di solito il Krakiaven, quando verrà utilizzato, raccoglierà, ma ci saranno delle eccezioni che potranno impedirgli tale azione, come la nuova parola chiave Preda. In cosa consiste? Una creatura con Preda deve combattere contro la creatura che corrisponde alla descrizione contenuta nella parola chiave stessa. Sembra difficile, ma è tutt'altro. Vediamo assieme all'atto pratico come funzionerà. Le creature che avranno nel testo la parola chiave Preda saranno Tentacolo Sferzante, Tentacolo Afferrante e Braccio Stritolante. Rispettivamente avranno Preda, la creatura più forte, Preda, la creatura più forte non su un fianco e Preda, la creatura meno forte su un fianco. Ciò starà a significare che queste carte dovranno, se possibile, combattere contro le vostre creature che risponderanno alla descrizione creatura più forte non su un fianco e meno forte su un fianco che avrete sul terreno. Se non si potrà innescare l'effetto preda, il servitore del Krakiaven si limiterà a raccogliere. Le altre creature del mazzo avventura, che non avranno la parola chiave Preda nel testo, si limiteranno anch'esse a raccogliere. Il quarto passo vedrà l'utilizzo degli artefatti. Anche qui verranno innescate le abilitazioni di ognuno, una alla volta. Ed infine, durante il quinto passo, il Krakiaven ed ogni sua creatura ed artefatto verranno ripristinati, terminando così il turno. Durante una partita, i turni verranno svolti in modo alternato, giocatore Krakiaven, giocatore Krakiaven, giocatore Krakiaven e così via fino alla fine della partita. Ci sarà poi nel regolamento una sezione dedicata alle regole aggiuntive, che spiegheranno nel dettaglio come utilizzare ogni carta dell'avventura. Per saperne di più, leggete attentamente le norme del gioco e se vi verrà qualche dubbio al riguardo, sentitevi liberi di chiedere nei commenti. Abbiamo parlato di come prepararsi ad affrontare il Krakiaven e di come si gioca, ma quando finisce una partita e quali sono le condizioni di vittoria o di sconfitta? Partiamo dal presupposto che il Krakiaven avrà una forza pari a 30 volte il numero di giocatori, che andranno da un minimo di 1 ad un massimo di 3 e più 2 armatura per ogni chiave non forgiata dal giocatore attivo. Ciò starà a significare che in questa avventura non basterà girare 3 chiavi per vincere, ma ciò agevolerà i giocatori rendendo più vulnerabile il Krakiaven dagli attacchi dei servitori alleati. L'unica condizione di vittoria plausibile è quella di distruggere la creatura ancestrale ancor prima che emerga dalle profondità degli abissi e tornare in patria accolti come eroi. Se invece al contrario il Krakiaven avanzerà per la quarta volta, si perderà la partita e il crogiolo correrà incontro ad un grave cataclisma. Per rendere la modalità più affascinante, ci sono stati poi molti amanti del gioco che hanno creato carte full art e altered art, come quella del sottoscritto e di Dan a disposizione della community attraverso il link che vi lascerò in descrizione, o c'è addirittura chi ha pensato di trasformare il Krakiaven in una mastodontica, dividendolo a metà,
creando una versione totalmente rivisitata del terrore degli abissi. Per quanto riguarda invece la protezione e l'aspetto delle carte, potrete utilizzare delle semplici bustine protettive o addirittura optare, come nel mio caso, tra un mix di sleeves e top loader per far vedere anche la parte dorsale delle carte. Personalmente ho utilizzato due bustine protettive, una per il fronte e l'altra per il retro della carta, e di seguito ho inserito entrambe le sleeves nel top loader, fino ad aver ottenuto il risultato finale. Ora, dato che il dorso delle carte è pressoché inutile, potrete optare per questa soluzione magari soltanto per la bassa e alta marea, mentre per il mazzo potrete stampare solo il fronte e poi imbustare il tutto per avere una soluzione più semplice e funzionale. Anche perché i top loader potranno essere inclusi soltanto in deck box stile Archive 800 Plus e simili della Ultimate Guard o Dungeon 1100 Plus della Gamegenic, che tratteremo in modo più accurato in un prossimo video. Poi anche mescolare le varie carte con i top loader risulterà difficile, ma dato che a me piace complicarmi la vita ho pensato, perché no? Invece, per il Krakiaven ho utilizzato una bustina protettiva adatta alle carte Commander Oversize create appositamente per Magic the Gathering e, non avendo un top loader adatto, ho optato per una cornice di piccole dimensioni. In più, ci sono stati anche diversi artisti che hanno rimodellato il dorso delle carte e i primi spunti di stampa dell'intera avventura a disposizione di ogni forgiatore provenienti dagli anglosassoni, dal Keyforge Network e dallo stesso Dan sono arrivati a prender vita. Sempre in descrizione vi lascerò tutto il necessario per avere maggiori informazioni al riguardo. Giocare nella modalità avventura potrà generare curiosità, portando Keyforge a conoscenza di molti più giocatori contemporaneamente che collaborando assieme sfideranno il Krakiaven. Questo, lo dico a scopo puramente personale, potrà essere sfruttato in modo intelligente da ogni fumetteria o veterano della forgia, che vuol far conoscere almeno le basi del gioco senza l'obbligo di affrontarsi in una sfida uno contro uno. Una volta appreso il regolamento che muove l'avventura, si potrà, passo dopo passo, introdurre il nuovo forgiatore al gioco vero e proprio. Concludendo, questa prima avventura print and play di Keyforge riprende le dinamiche dell'Arcanemy di Magic, ad eccezione che in quest'ultimo si parte da un minimo di 2 giocatori fino a un massimo di 4. Il punto però al quale volevo arrivare è che, chissà se con il tempo anche il nostro gioco di mazzi unici al mondo vedrà un prodotto dedicato, contenuto in una confezione propria. Che questa prima avventura sia stata un esperimento per osservare come la community avrebbe accolto questa modalità di gioco? Come sempre, solo gli architetti potranno darci risposta. Staremo a vedere. Mi auguro che questo video sia stato di vostro gradimento. Prima di salutarci, vi invito ad iscrivervi al canale, attivare la campanella per non farvi sfuggire la pubblicazione dei nuovi video, lasciare un like e commentare o condividere questo contenuto con i vostri amici. In più, in descrizione potrete trovare la wiki e la pagina di Keyforge Italia con tutte le carte aggiornate ad ondata oscura, che potranno tornarvi utili quando durante una partita verrà qualche dubbio sul come risolvere alcuni effetti. Per ogni carta, infatti, ci sarà una sezione dedicata dove troverete le risposte che cercate. Vi ringrazio di essere stati in mia compagnia, noi ci vediamo al prossimo video.